Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi avete richiesto più volte. Questo caso l'ho trovato a suo modo interessante, anche se, ahimè, le foto delle colpevoli non sono reperibili. Sto parlando delle ragazze di Satana. Quelle ragazze che la notte del 6 giugno del 2000 hanno colpito una suora. Partiamo da un fatto, è mercoledì 7 giugno e siamo a Chiavenna, una cittadina che si trova nella provincia di Sondrio, in Lombardia. Chiavenna è una cittadina tranquilla, viene descritta come un piccolo angolo di paradiso per chi ama le escursioni. Eppure, in questo angolo di paradiso succede qualcosa di terribile. Il 7 giugno alle 6.30 un pensionato sta passeggiando in via Poiatengo, a Chiavenna. Quella è una strada per escursionisti più che altro. Porta dalla cittadina ad un grande parco. Lungo il sentiero che porta per l'appunto a questo grande parco, questo pensionato non trova nessuno. Ma, ahimè, quando arriva in fondo alla strada, all'ingresso del parco, vede qualcosa. Qualcuno. Ben presto l'uomo si rende conto che quello è un corpo senza vita. È esile, minuto, rannecchiato su un fianco. Sul momento l'uomo non riesce a capire chi sia la vittima perché ha il viso sfigurato da tantissime ferite. Ben presto in via Poiatengo arrivano gli inquirenti. La vittima viene identificata. E quella è una scoperta davvero agghiacciante. Quel corpo appartiene ad una donna di 61 anni, molto nota in paese. Una donna stimata e amata davvero nel profondo. Maria Laura Mainetti. Una suora. Suor Maria Laura è la madre superiora dell'Istituto Immacolata di Chiavenna. La sua grande passione è sempre stata quella di prendersi cura dei giovani, di educarli. Lavora quindi in un convitto presso la scuola alberghiera. Maria Laura vuole parlare ai giovani. Vuole fargli capire che Dio li ama così, come sono. Il punto è che questa donnina non ama solo i giovani, ama tutti. Sta vicino ai poveri, agli anziani, agli ammalati, agli emarginati. Da giovanissima entra nelle Figlie della Croce di Sant'Andrea, una congregazione di suore d'origine francese. Suor Maria Laura sente una vocazione, deve donarsi agli altri, senza risparmio. La cosa che onestamente più stupisce è la vita di questa donna. È esile, piccolina, eppure tutte le sue giornate sono pregne di impegni. Si alza presto, va a letto molto tardi e il suo tempo lo passa semplicemente ad aiutare il prossimo. Suor Maria Laura, il prossimo, lo aiuta con così tanto slancio che quando si reca a messa con le sue consorelle, alla vicina chiesa di Santa Maria, la donna si ferma spesso a parlare con chiunque provi a rivolgerle parola. Dona parole di conforto, ascolta tutti, quella donna è davvero considerata un angelo. È innamorata del Signore, ha donato a lui tutta se stessa. Ma quel tempo ha iniziato a vedere l'amore del Signore anche negli altri. Addirittura Maria Laura ha conosciuto un ragazzo con problemi di dipendenza. E in accordo con la madre di questo ragazzo si è impegnata con lei per mandarla in comunità. Ma quindi perché questa morte orrenda? Chi può aver fatto male a questa donna? In via Poiatengo in effetti ci sono tanti ragazzi che hanno problemi di dipendenza. Quando cala il buio si nascondono lì, nella via, per consumare le loro sostanze. Oppure per trovare qualcuno disposto a vendere. Forse Suor Maria Laura è stata fermata da un ragazzo che le ha chiesto dei soldi? È risaputo che la donna esce senza neanche una borsetta. E se quel ragazzo, quando ha sentito Suor Maria Laura rispondere «Non ho soldi da darti», ha avuto un attacco d'ira fino ad infierire sul corpo di quella povera donna? Arrivano nel frattempo i risultati dell'autopsia, che descrivono un quadro davvero davvero allarmante. La donna ha ricevuto tantissime coltellate. Nello specifico, alcune di queste ferite sono al volto e al collo. Questo modus operandi sta in effetti ad indicare una rabbia intensa, perché il volto, anche nei delitti peggiori, di solito, è rispettato. Questi colpi che ha ricevuto una vittima sono frutto di una deumanizzazione. E tra l'altro, in tutto sono 19. 19 coltellate sferrate con una violenza inaudita, come se il colpevole fosse stato mosso da un odio incontrollabile. L'odio di chi si vede rifiutare qualcosa, forse. Gli inquirenti iniziano a interrogare le persone vicine a Suor Maria Laura. Iniziano con le consorelle e proseguono con il parroco di Chiavenna. Ed ecco che tra un interrogatorio e l'altro spunta una storia. Una storia strana. La sera del 6 giugno, ossia quella del crimine, attorno alle 22 Maria Laura esce dal convento. Ma è un comportamento insolito quello. Non è solita uscire così tardi la sera. Se esce per andare in parrocchia a pregare o a qualche corso di formazione. Ma c'è una sicurezza. Se esce la sera, Suor Maria Laura è sempre accompagnata da qualche consorella. Quindi la domanda è, perché mai quella sera Suor Maria Laura esce dal convento? Esattamente. Chi diamine deve incontrare a quell'ora? Ebbene, la sera del 6 giugno le consorelle sostengono di aver ricevuto una chiamata un po' particolare. Attorno alle 10:15 una ragazza ha chiesto esplicitamente di poter vedere Suor Maria Laura Mainetti. Una ragazza che si chiama Erika. Ma questa Erika non è mica la prima volta che contatta Maria Laura. Il 3 giugno infatti Erika aveva telefonato sempre in orario serale per chiedere aiuto. Un gran bell'aiuto. Erika racconta di essere stata vittima di una violenza da
da cui ne era scaturita una gravidanza indesiderata. Maria Laura quindi si era attivata per trovare una soluzione alternativa all'aborto, né che avesse fatto chissà che. Si era semplicemente messa in contatto con una sua amica, responsabile del Movimento per la Vita, spiegandole la situazione. Suor Maria Laura ha chiesto alla sua amica di passare lì per caso, per poi cercare di parlare entrambe con Erika della situazione. Il primo appuntamento di Maria Laura ed Erika però va a monte. La ragazzina decide di andarsene appena Maria Laura le presenta questa sua amica. Maria Laura si rimprovera, sente di aver messo in difficoltà quella ragazzina. Ha fatto un grosso errore ad invitare un'altra persona senza avvisarla o chiederle se aveva piacere di parlare con qualcun altro. Maria Laura si sente indelicata, si sente in colpa. Questa volta sente di non aver aiutato il prossimo. Ecco perché quando il 6 giugno Erika si rimette in contatto con Maria Laura, vuole parlare e le dà appuntamento in Piazza Castello, la suora è sicura, non vuole rischiare di mettere nuovamente in imbarazzo quella ragazza. La vuole davvero aiutare, ecco perché sceglie di uscire da sola. Prima di uscire, suor Maria Laura contatta solo una persona, il parroco di Chiavenna. Gli chiede se può fare una rapida ispezione ed il parroco la accontenta. Esce con la sua bicicletta e al ritorno le dice che non c'è alcun malintenzionato in giro. Ha notato solo una ragazza da sola con un cellulare in mano. Suor Maria Laura esce dal convento molto più tranquilla. Questo è un fatto. A quell'ora suor Maria Laura è ancora viva. Ma quindi, cos'è accaduto? Ha parlato con Erika ed è stata sorpresa durante il ritorno da un malintenzionato che, armato di coltello, l'ha obbligata a seguirlo in via Poiatengo? Di sicuro c'è che quella donna, in quella zona così isolata, ci è arrivata con le sue gambe. Ma qualcuno l'ha obbligata ad andarci oppure è stata tratta in inganno? Chi avrebbe mai potuto prenderla in giro in tal modo per farla arrivare così tanto lontano? Che scusa mai avrebbe potuto inventare? Cos'è accaduto davvero? Questo per gli inquirenti è un mistero, perché, ahimè, suor Maria Laura di Erika non ha potuto dire niente a nessuno. Non ha fatto ritorno al convento e quella sera perde la vita. Parte quindi l'indagine e viene ribattezzata Raggio di Luce, in memoria di Maria Laura, ma anche per dare una speranza ai cittadini di Chiavenna. Non riescono proprio a farsene una ragione. Maria Laura amava tutti e tutti amavano lei. Era così dolce e gentile, aveva fatto tanto bene per la comunità. Tutti sono distrutti e sentono che quella morte fa parte di ognuno di loro. Sentono che Maria Laura faceva parte della loro vita, della loro quotidianità. Per alcuni era diventata così tanto importante d'essere considerata di famiglia. Specialmente gli anziani che erano rimasti vedovi vedevano in quella donna una luce che non avevano mai visto prima. Lo testimoniano le tante interviste. In effetti sono i più anziani ad emozionarsi davanti alle telecamere. Ricordo ancora questo signore che con un filo di voce ha detto: "È terribile, perché ci ha dato tanto quella donna, ha fatto solo del bene". In pratica, questo delitto non passa certo in sordina. Quindi il primo passo degli inquirenti è cercare di capire chi sia questa Erika. Sa del delitto? Se è di Chiavenna, sicuramente. Ma perché non si è presentata alla polizia? Perché non ha detto di aver incontrato la suora proprio nella sera della sua dipartita? Forse perché ha paura? Forse perché risulta che Erika sia stata l'ultima persona ad aver visto quella donna in vita? Questo in effetti potrebbe turbare una ragazzina minorenne, che potrebbe scegliere di non parlare per paura di essere accusata. Ma ci sono comunque delle cose che non tornano. Come si può rimanere con un peso simile sulla coscienza? La vittima non era una persona qualunque. E se Erika c'entrasse qualcosa in tutto questo? Le ipotesi degli inquirenti si formano, sono veloci e tutte le ipotesi sono sempre peggiori di quella precedente. Bisogna trovare Erika. Il problema è che di lei si hanno pochissime informazioni. Insomma, si sa che si chiama Erika, che ne è stato interessante, che è minorenne, niente di più. Gli inquirenti quindi partono dalla pista più ovvia. Cercano in tutti gli ospedali di Sondrio e provincia per verificare se si è per caso presentata una minorenne in stato interessante. Ma ecco che spuntano le testimonianze del parroco di Chiavenna e dell'amica di Maria Laura, la donna responsabile del Movimento per la Vita. Loro, questa Erika, l'avevano vista e di conseguenza possono fornire una descrizione di questa Erika. La prima cosa che dicono è che a primo impatto questa ragazzina sembrava davvero a stento arrivare alla maggiore età. Viene quindi creato un identikit pubblicato sui quotidiani locali. L'immagine disegnata rappresenta una ragazzina sui 17 anni, con gli occhi marroni, i capelli ricci e corti e un viso un po' paffuto. All'inizio questa scelta pare abbia dato i suoi frutti. A Chiavenna viene arrestata una ragazza un po' sbandata, con gravi problemi di dipendenza. E lei Erika? No, non è lei, in quanto la sera del 6 giugno non era neanche a Chiavenna. Questa ragazza ha un alibi di ferro. Gli inquirenti però non si danno per vinti, continuano ad indagare, non mollano. Si sa per certo che la ragazzina, vista in piazza dal parroco di Chiavenna, aveva un cellulare in mano. Quello non è assolutamente un particolare da poco, in quanto, analizzando il traffico telefonico di quel convento, possono arrivare al numero di quella ragazza. Però c'è un problema: in quella zona funzionano più ripetitori telefonici.
Quindi gli inquirenti devono partire a monte, leggere tabulati telefonici a iosa, fino a isolare le utenze telefoniche attive sotto la stessa cella che ha agganciato il convento. Una volta che hanno trovato questi numeri, gli agenti iniziano ad intercettarli uno per uno. Nel frattempo arrivano i funerali di Maria Laura. E anche quello per Chiavenna è un momento difficilissimo. Al suo funerale c'è tutta Chiavenna, non manca nessuno. C'è così tanta gente che la chiesa quasi non li contiene tutti. Sono accalcate in un silenzio addolorato con le lacrime agli occhi, mentre ascoltano il parroco che anche lui si commuove mentre dà l'estremo saluto a Maria Laura. Ed è una scena straziante. Quel giorno in quella chiesa c'è un'atmosfera strana. È presente tutto il paese, ma nessuno parla. C'è un silenzio assurdo, rotto solo dal rito funebre celebrato dal parroco. Ed è chiaro che tra quel silenzio, tra quelle lacrime, c'è tanta, tanta paura. Perché il colpevole non si trova. E se qualcuno ha avuto solo la lontana idea di far del male volutamente a suor Maria Laura Mainetti, allora tutti potenzialmente potrebbero essere probabili vittime future. Non c'è spiegazione, non si capisce perché abbiano scelto proprio lei. Il tempo passa, gli inquirenti fanno indagini a tappeto, interrogano chiunque, ma sembra che la situazione non si sblocchi. Fino a quando non iniziano a mettere il focus su un particolare, che peraltro hanno scoperto sul luogo del crimine, qualche giorno dopo la scoperta del corpo di Maria Laura. Gli inquirenti notano una scritta, recita «Vi facciamo fuori!» con al di sotto una stella a 5 punte sovrastata da 3 6. Nell'Apocalisse di Giovanni il numero 666 indica la bestia, il maligno, il diavolo, che sale dal male per distruggere l'umanità. Ma non è finita qui, ecco che poco lontano su un muro vengono notate delle croci rovesciate, altre stelle a 5 punte, insomma questa è simbologia satanica. Ma quindi dietro questa storia si cela il maligno? No, non proprio. Ma fa pensare che Maria Laura sia stata scelta in quanto suora. Non è stato assolutamente un caso che abbiano colpito lei. E tra l'altro, non si tratta del maligno. Forse si tratta semplicemente di un delitto a sfondo satanico. Arriva il 28 giugno del 2000 e le intercettazioni telefoniche danno i loro frutti. Gli inquirenti finalmente fermano qualcuno, il punto è che non si tratta né di una ragazza sbandata di nome Erika, né tantomeno del maligno. Gli inquirenti non fermano una sola persona, ma tre. Tre ragazzine. Tre adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Si chiamano Milena De Giambattista, Ambra Gianasso e Veronica Pietrobelli. Oggi tutte e tre sono cittadine libere e hanno anche cambiato il cognome. Non sono mai più tornate a Chiavenna e hanno messo su famiglia. E, ahimè, non sono reperibili le loro foto online. Io non le ho trovate neanche in degli archivi, niente di niente. Per quanto mi riguarda, per quel che sono riuscita a trovare, le loro facce sono sparite dal web. Comunque, a prima vista, quelle sono tre adolescenti come tante che hanno delle famiglie come tante, tre ragazzine normalissime, ed è proprio questo fatto a destabilizzare gli inquirenti. Come possono quelle tre tranquille e pacate ragazze aver commesso un delitto così atroce? Possibile che abbiano loro sferrato quelle coltellate contro Maria Laura? Eppure, sì, sono loro. Appena vengono arrestate e portate in caserma, confessano, seppur in modo diverso, di essere colpevoli. Sono state loro. Il movente? Un gioco. Sostengono di averlo fatto così, per gioco, per sconfiggere la noia. Ma questa, che diamine di spiegazione è? Come si può arrivare a compiere un atto così atroce per passare il tempo, per sconfiggere la noia? È assurdo. Gli inquirenti però non sono del tutto convinti della spiegazione di queste tre ragazze. Quello non è un crimine improvvisato prima di tutto, ma soprattutto non può essere nato dalla noia. Ci sono quei colpi inferti con troppa violenza. C'è troppo accanimento. Ci sono delle strane scritte nei pressi della zona del crimine che riportano al maligno. No, decisamente no. Quello non è un crimine nato per passare una serata estiva noiosa. Non ne ha le caratteristiche. È evidente per gli inquirenti che quel delitto sia stato quantomeno premeditato. Ed i motivi sono due. Veronica, che sarebbe la Erika che ha finto di essere in difficoltà per attirare suor Maria Laura, ha chiamato al convento anche 3 giorni prima del crimine. Si è presentata, ma alla fine, vedendo un'altra persona con la suora, Veronica, Ambra e Milena decidono di mandare a monte il piano. Provano a rifare la stessa identica cosa il 6 giugno e purtroppo riescono col loro macabro piano. Questo è un chiaro caso di premeditazione. E poi c'è la modalità del delitto. Suor Maria Laura si presenta in piazza da sola e Veronica, fingendosi appunto Erika, questa ragazza in difficoltà, dice che non solo ha subito violenza ed è rimasta incinta, ma addirittura i suoi genitori l'hanno cacciata di casa. È qui che si nota la bontà che aveva dentro suor Maria Laura Mainetti. Le dice che non ci sono problemi, che può stare in convitto con lei e le sue consorelle quanto vuole. È così che Veronica prende sotto braccio suor Maria Laura e la porta presso via Pugliatengo, dicendole che è lì il posto in cui è posteggiata la macchina con dentro le sue valigie. Suor Laura Maria Mainetti e Veronica camminano sotto braccio e vengono raggiunte da Ambra e Milena. Ma la suora non ci fa caso, sono delle ragazzine, di conseguenza va con loro senza alcun timore, fino a quando non raggiungono la fine di quella via,
sono abbastanza isolate ed è a questo punto che le ragazze iniziano a colpire. La cosa assurda è che nel loro immaginario il delitto si sarebbe svolto così. Una di loro avrebbe tirato un sasso o una mattonella alla suora, la suora sarebbe caduta, a quel punto avrebbero usato contro di lei una sola volta il coltello e tutto sarebbe stato compiuto. Il punto è che queste ragazze non sanno come si faccia fuori una persona, non ne hanno assolutamente idea. Di conseguenza il tutto si è rivelato molto più difficoltoso. Tutte le ragazze devono colpire la povera vittima con una pietra. Una in particolare, sferrata da Ambra, frantuma totalmente il viso della povera Maria Laura. A quel punto Ambra estrae un coltello dalla borsa ed inizia ad usarlo più volte contro la donna. Poi dice a Milena e Veronica che ha bisogno d'aiuto, dicendo letteralmente: non riesco a farcela da sola, non mi muore più. Quindi le ragazze, avendo a disposizione solo un coltello, hanno iniziato a passarselo per sferrare un colpo ognuna. Le ragazze alla fine fanno inginocchiare Maria Laura, le danno della bastarda, le dicono che deve morire. E la cosa più toccante in tutto questo, a mio parere, è che la donna, inginocchiata, sanguinante, stremata, prima di andarsene per sempre, fa una preghiera per quelle ragazze. Dice letteralmente: perdona loro signore. Dopo aver commesso il terribile gesto, Ambra, Veronica e Milena cercano di crearsi un alibi. Chiedono un passaggio al loro amico e rimangono per circa mezz'oretta in un Luna Park alle porte di Chiavenna. Io in tutto questo mi sono chiesta: ma santo cielo, non si sono macchiati i vestiti? A quanto pare no, o almeno non hanno riportato macchie evidenti ad occhio nudo. L'arma, quindi il coltello, è stato lavato in una fontanella pubblica e poi riposizionato al suo posto, a casa della ragazza che l'ha portato. E qui mi sono realmente saliti i brividi pensando alla madre di quella ragazza che prende quel coltello senza sapere niente e inizia a usarlo per tagliarci del cibo, qualsiasi cibo. Cosa che sicuramente è avvenuta, visto che la pista investigativa ha avuto una svolta più di 20 giorni dopo il crimine. Vi giuro, ragazzi, che a pensare questa cosa mi vengono i peli ritti come le corde di una chitarra. Brividi, brividi. Inizialmente gli inquirenti hanno dei seri dubbi che queste ragazzine abbiano potuto fare tutto da sole. Secondo loro non stanno dicendo tutto, mentono per coprire qualcuno. Gli inquirenti immaginano che dietro al crimine ci sia un adulto, oppure che quantomeno le abbia mandate a compierlo. È così che gli inquirenti iniziano a indagare, scavano, cercano di capire chi possa essere questo adulto, ma alla fine non c'è mai stato un dato oggettivo della partecipazione di terzi estranei rispetto al gruppo delle ragazze a questo crimine. Quindi, sul serio, le colpevoli sono quelle tre adolescenti. Loro e soltanto loro. Hanno colpito Suor Maria Laura per gioco, per far passare il tempo. Questa è una verità semplice, ma allo stesso tempo assurda e spietata. Ambra, Veronica e Milena sono delle adolescenti normali e pare che arrivino da famiglie normalissime. Ma in realtà, scavando a fondo, c'è molto altro. Ci sono separazioni, i genitori con loro non parlano, ci sono troppi silenzi. Non vivono bene nel loro ambiente familiare e l'ambiente scolastico sta stretto a tutte e tre. E col tempo, stando assieme e condividendo le loro frustrazioni, hanno anche condiviso la rabbia che avevano tutte e tre all'interno. Una rabbia repressa, ovviamente. Immediatamente le ragazze iniziano a spiegare. Dicono che hanno legato molto, perché i loro hanno trovato tante cose in comune negative. Ecco ciò che le ha legate, la negatività. Non c'era neanche la vicinanza di un'amicizia nata da dei disagi vissuti da tutte e tre. No, c'era solo tanta, troppa rabbia. Quella rabbia che tutte condividevano per un motivo o per un altro, non generava certo la voglia di stare insieme per passare dei pomeriggi in allegria. Infatti le tre ragazze passano il loro tempo a ubriacarsi al bar del paese. E con ubriacarsi, ragazzi, intendo seriamente. Le ragazze sostengono con molta semplicità che consumavano semplicemente 7 bicchierini di vodka a testa, più un altro paio di bottiglie che consumavano in giro per Chiavenna divisi in tre. Stiamo parlando quindi di delle ragazzine che arrivano a scolarsi in mezza bottiglia di vodka a testa in un pomeriggio. Due di loro hanno anche dei comportamenti distruttivi, si tagliano da sole, vivono tutte a Chiavenna, sì, ma odiano quel posto, quel piccolo mondo troppo antico per i loro gusti, soffocate tra la noia e la monotonia. Infatti la loro prima spiegazione per questo crimine è letteralmente questo: sa, a Chiavenna non si riesce a vivere, è una città noiosa, le giornate sono tutte uguali e noi volevamo fare il botto. Quindi cosa fanno queste ragazze? Passano i pomeriggi a organizzare dei piani, a ubriacarsi e ascoltare la musica di Marilyn Manson. Credo che al tempo qualcuno abbia anche avuto il coraggio di dire: ah, quella musica lì, è quella musica lì che le ha deviate. Sfattiamo questo mito? No. Marilyn Manson è un personaggio, lo è sempre stato. E un personaggio, specialmente un cantante, non ha il compito di educare nessuno. Quindi, quelle ragazze non è che abbiano colpito perché ascoltavano Marilyn Manson.
No, Marilyn Manson e la sua musica è stato l'elemento che le ha fatte scoppiare, ma se non ci fosse stato Marilyn Manson, avrebbero sicuramente incanalato la loro rabbia su qualcosa d'altro. La musica non ha mai ucciso nessuno. Il punto è che Ambra, Veronica e Milena si ispirano a Marilyn Manson, che diventa il loro idolo. Quando hanno 14 anni bevono un po' troppo, si introducono in una chiesa, rubano una Bibbia, vanno in un prato, la incendiano e Milena tiene la copertina di quella Bibbia e la attacca sul suo diario scolastico. Questo non è un comportamento da satanista. Questo è il comportamento di tre ragazze che provano a buttare fuori la loro rabbia appoggiandosi a un elemento malefico, il demonio. Vengono anche infatti trovati parecchi diari e quaderni in cui scrivevano tutte e tre, perché se li scambiavano. Le frasi scritte su quel diario non hanno un nesso logico. Scrivono solo che vogliono far fuori tutti in nome di Satana, disegnano tanti 666, croci rovesciate e pentagoni. Questo però non basta più. Quindi un anno dopo imbrattano i muri del cimitero del paese con scritti inneggianti all'anticristo. Ma ormai non è più sufficiente. Quindi pensano a cosa potrebbero fare di peggiore. Vogliono che il loro gesto sia plateale, notato da tutti. La prima idea che gli viene in mente è di profanare una tomba per rubare un cadavere. Poi pensano che sia un po' troppo faticoso profanare una tomba e quindi accantonano l'idea. Il punto è che quelle ragazze, a mio parere, non sanno neanche loro, non si rendono neanche loro conto di quello che stanno combinando. Ormai è una lotta a chi la pensa più rossa, a chi propone la cosa più scioccante. Neanche ci pensano, secondo me, all'azione vera e propria che stanno proponendo. Anche tra di loro quindi nasce una specie di gara a chi la spara più grossa. E in effetti alla fine arrivano al gesto più atroce di tutti, il sacrificio umano. Queste ragazze sono così convinte delle loro intenzioni che decidono anche di fare un rito. Per loro è davvero essenziale, ne parlano come un qualcosa di importantissimo. E qui vi starete chiedendo, ma cosa fanno queste ragazze? Fanno un patto di sangue. Il 6 maggio del 2000, esattamente un mese prima del delitto, Ambra, Veronica e Milena prendono un bicchiere con dentro dell'acqua, si tagliano un dito e una alla volta fanno cadere un po' del loro sangue nel bicchiere. Poi, a turno, lo bevono. Quello per loro è un patto di sangue e a questo punto non si può più tornare indietro, perché per loro quello è un giuramento di fedeltà l'una all'altra. Arriva quindi la seconda parte del piano. Chi sacrificare? Inizialmente pensano di sacrificare il parroco, poi però si rendono conto che sarebbe difficile perché il parroco è alquanto corpulento. Quindi, ecco che pensano ad una suora. Veronica si finge Erica, chiama il convento, spiega la sua situazione e una suora del convento passa il telefono alla madre superiora. Suor Maria Laura Mainetti. Hanno scelto lei non perché la odiassero, ma perché è un essere puro. Questo ovviamente si ricollega all'idea di fare un sacrificio a Satana. Questo è il vero movente per il delitto di Suor Maria Laura. Non è stato un gioco, non è stata la noia, è stato un sacrificio per il maligno. Questo tipo di satanismo non è nient'altro che un'esperienza fatta di piccoli gruppi senza struttura, tenuti insieme principalmente da alcol e sostanze, che si realizzano principalmente con azioni vandaliche e gesti trasgressivi. Questi gruppi sono effimeri, senza alcun valore, però riescono davvero a commettere dei terribili crimini. Basti guardare anche il caso delle bestie di Satana, e ve lo giuro ragazze, sì, vi faccio questo video, ve lo giuro, è in programma. Ma anche lì abbiamo un chiaro esempio di ragazzi che bevono come delle spugne e assumono sostanze a volontà, sostanze che alterano la percezione della realtà, che permettono di commettere atti così gravi, senza alcuna coscienza. Spesso queste sostanze, se usate di continuo, tengono svegli le persone per giorni e giorni. Nel caso della Coca-Cola, se si continua ad oltranza, si arriva a non mangiare più. L'appetito si azzera totalmente, non si riesce più a dormire. Ecco perché credo che quando entra, in casi come questo, l'elemento che può essere l'alcol o le sostanze, a prescindere da Satana, le cose si complicano a priori. Perché se si esagera non si ha più cognizione di sé. Si perde il lume della ragione, talvolta si fanno anche cose che non si ricordano. Mescoliamo tutti questi fattori e inseriamoli in un contesto criminale. Ed ecco che esplode la bomba. Il satanismo che si cela dietro le tre ragazze è davvero casereccio, molto fai da te. Dopo il crimine, dopo essere state arrestate, quando si rendono conto che effettivamente hanno commesso un delitto e sono assassine, Ambra sostiene che a suo parere non c'è alcun potere superiore, né Dio né il diavolo. Quindi è atea. E come può un'atea credere al demonio, santo cielo? Veronica sostiene che credeva a Satana perché era un po' una moda. E poi è più facile credere nel male piuttosto che nel bene. Di male ce n'è di più. Milena dice chiaramente come si svolgevano i riti tra di loro. Parla del patto di sangue, però poi dice alla fine: io a Satana in realtà mica ci credevo. Ma allora, perché colpire una suora? Il dubbio finisce al processo. Il 5 gennaio del 2001, il pubblico ministero del Tribunale dei Minori a Milano chiede il rinvio a giudizio per tutte e tre. Secondo le perizie disposte dal PM, tutte e tre le ragazze hanno un disturbo della personalità. Per Veronica e Milena diventa abbastanza grave, tanto da configurare un vizio parziale di mente, mentre per Ambra si è ritenuto che nel momento in cui ha colpito era in grado di intendere e di volere. Arriva il 5 febbraio del 2001 e al Tribunale dei Minori di Milano si apre il processo per l'omicidio
di Suor Maria Laura Mainetti. È un processo blindato, a porte chiuse. Ambra, prima di arrivare al processo, ma anche durante il processo, è evidente sia la più provata. Sviene spesso, sta male, ha dei mancamenti, ha diverse reazioni in cui vive letteralmente la scena del delitto e non riesce proprio a sopportarlo. Non riesce a crederci che sia stata lei a fare questo. Infatti ha dovuto subire per lungo periodo delle cure sia farmacologiche che psichiatriche. Il giudice per l'udienza preliminare decide per il rito abbreviato, ma dispone anche una seconda perizia psichiatrica per le tre ragazze. Dopo qualche mese escono i risultati della nuova perizia, che definiscono tutte e tre le ragazze incapaci di intendere e di volere nel momento del delitto. Quindi queste ragazze potrebbero essere prosciolte. Il verdetto arriva presto e per il delitto di Suor Maria Laura Mainetti vengono condannate solo Veronica e Milena a 8 anni e 6 mesi. Per quanto riguarda Ambra, il GUP ha accolto la tesi dell'infermità mentale, anche perché ne hanno avuto una dimostrazione pratica al processo. Non è che la ragazza se la passasse proprio benissimo, ecco. Ambra deve comunque trascorrere 3 anni in un riformatorio giudiziario. Secondo la sentenza, il delitto di Suor Maria Laura Mainetti è maturato in un contesto di disagio giovanile e di noia della vita. In pratica, il movente satanico non c'entra assolutamente nulla. Tant'è vero che le ragazze lo ammettono anche loro, a Satana, non ci credono. Quindi hanno utilizzato il diavolo come contorno per commettere il delitto, ma non di certo per omaggiare il maligno. L'appello di secondo grado, però, cambia la posizione di Ambra, che viene totalmente ribaltata. E anche lei viene condannata come Veronica e Milena. Nell'aprile del 2002 viene incarcerata e deve scontare 12 anni e 4 mesi, mentre Milena e Veronica si vedono confermare la pena a 8 anni e 6 mesi. La Cassazione conferma le sentenze, ma in realtà in prigione le ragazze ci stanno ben poco. Nel 2004 viene concessa la possibilità a Veronica di entrare in una comunità. Ci rimane per un paio d'anni e nel 2006, grazie all'indulto, torna in libertà. Oggi ha cambiato cognome, ha un marito, un figlio, una vita normale e lavora come commessa. Nel 2006 anche Milena esce dal carcere ed entra in una comunità terapeutica in cui si occupa di tutto, dalla cucina alle pulizie. Nel 2007 ad Ambra viene concessa la semilibertà. Nel 2008 Veronica rilascia anche un'intervista per Panorama. Ha ormai 25 anni e ha commesso quel terribile atto quando ne aveva 16. Veronica in questa intervista dice anche una cosa che a me ha lasciato un attimino di stucco. Ossia, sostiene che in quel periodo a Chiavenna andava di moda, come sostanzina particolare, inalare del ghiaccio spray. Ragazzi, voi sapete dirmi che effetto dà inalare del ghiaccio spray? Io non avevo idea di tutto questo. Non sapevo neanche che potesse essere una sostanzina il ghiaccio spray. La nuova Veronica, quel viso fra tanti che oggi è anonimo, sostiene che in realtà non c'è niente di divertente nel colpire qualcuno. Lei ricorda di aver provato solo tanta, troppa paura. Prima di farlo lo ammette, era convinta fosse una cosa come un'altra, una sciocchezza. Però poi si è resa conto che non è assolutamente così. Il movente di quel crimine, dopo tutti questi anni, Veronica, esattamente, non lo sa identificare. O forse lo sa, ma non lo vuole dire. Alla fine però Veronica dice queste parole. Mi sento in colpa quando lo dico. Ma quella tragedia mi ha salvato dalla mia adolescenza. Il carcere, gli psicologi, la comunità mi hanno permesso di diventare una persona che altrimenti non sarei mai stata. Nessuna delle tre ragazze sa spiegare quale sia il movente reale per un delitto così efferato. Io credo semplicemente nella banalità del male, niente di più. Oggi dunque le ragazze di Satana non esistono più. Hanno tutte 40 anni ormai, hanno cambiato cognome, sono lontane da Chiavenna e non ci hanno mai più rimesso piede, hanno messo su famiglia, hanno un lavoro normale. La cosa più difficile a mio parere in questi casi è davvero riuscire a lasciarsi il passato alle spalle. Anche con un altro nome, anche in totale anonimato. Queste tre donne, a mio parere, non riusciranno mai a lasciarsi il passato alle spalle. Chiaramente, se si sono pentite di ciò che hanno fatto. Voi cosa ne pensate? Secondo voi si sono pentite di ciò che hanno fatto? Secondo me sì, anche perché erano davvero delle ragazzine e non sapevano assolutamente che cosa diavolo stavano facendo. Ma sono molto curiosa di sapere la vostra opinione. Sapevate di questo caso? Io credo di sì, perché me l'avete richiesto in molti. Ma che cosa ne pensate di queste tre ragazze? Cosa ne pensate di questo caso in generale? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.